Ciao navigatori, oggi torno a aggiornare la playlist sulle biografie e lo faccio con Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha, noto anche per essere il principe Alberto e soprattutto è stato il marito della regina Vittoria. Il principe Alberto purtroppo ha avuto una vita abbastanza breve, morto in giovane età, però ha lasciato un segno indelebile nella storia, soprattutto dell'Inghilterra, diciamo a livello culturale. Quindi andiamo a vedere un po' la sua cronologia, quello che è stato, i suoi difetti e soprattutto anche i suoi pregi. Non mi resta che augurarvi una buona visione e se avete comunque qualche argomento in merito che vi interessa, fatemelo sapere, se riuscirò a svilupparlo. Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha, noto anche come Alberto del Belgio, nacque il 26 agosto 1819. I primi anni della sua vita furono segnati da una serie di eventi significativi e scelte che avrebbero avuto un impatto duraturo sulla sua esistenza e sulla storia europea. Alberto nasce a Rosenau, nel Ducato di Sassonia, appunto Coburgo, Saalfeld, nel Sacro Romano Impero. Egli era il secondo figlio di Ernesto III, Duca di Sassonia Coburgo Saalfeld, e di Luisa di Sassonia Cotta Altenburg. Alberto, sin da tenera infanzia, riceve un'alta educazione, poi successivamente studia all'Accademia Militare di Monaco e all'Università di Bonn. La sua formazione gli fornisce una solida base sia negli studi umanistici che in quelli scientifici. Leopoldo I del Belgio, zio sia di Alberto che anche della regina Vittoria, svolge un ruolo significativo nella promozione del matrimonio tra i due cugini. Leopoldo infatti era un membro della casa di Sassonia Coburgo Saalfeld e aveva servito come re dei Belgi dal 1831. Egli ha l'idea di unire le due case reali attraverso il matrimonio appunto tra suo nipote Alberto e Vittoria, rispondendo quindi a motivi sia dinastici che politici, quindi anche strategici e di proprio interesse. Leopoldo aveva infatti ambizioni dinastiche e cercava di consolidare il potere e l'influenza della sua famiglia attraverso alleanze matrimoniali con altre case reali europee. Il matrimonio tra Alberto e Vittoria rappresenta quindi un'opportunità più unica che rara per unire la casa di Sassonia-Coburgo-Saalfeld con la monarchia britannica, la monarchia comunque più potente che c'era al mondo. Egli infatti aveva già dimostrato la sua astuzia politica nel diventare re dei Belgi e nella gestione di queste diplomatiche. L'idea infatti di collegare il Belgio al Regno Unito attraverso il matrimonio di Vittoria e Alberto poteva rafforzare la posizione internazionale del Belgio. Perciò Leopoldo incoraggia con tutti i mezzi una corrispondenza regolare tra Alberto e Vittoria, cercando di favorire una connessione emotiva e intellettuale tra i due giovani, prima che il matrimonio venisse poi formalizzato. Nel 1836 ottiene conferme preliminari sull'interesse reciproco di Alberto e Vittoria nei confronti del matrimonio. Tuttavia, la formalizzazione ufficiale del fidanzamento avvenne solo più tardi, nel 1839, quando Alberto in effetti visita il Regno Unito. Perciò, come possiamo iniziare a capire, il matrimonio tra Alberto e Vittoria ha quindi radici profonde nelle considerazioni dinastiche e politiche, con Leopoldo I che agì come un mediatore strategico per promuovere l'unione tra le due famiglie reali. La trama matrimoniale tra Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha e la futura regina Vittoria fu fortemente influenzata dallo zio di Alberto, Leopoldo I del Belgio. Invece, da un altro lato, il re Guglielmo IV del Regno Unito era inizialmente riluttante a creare legami con la casa di Sassonia-Coburgo-Gotha, preferendo invece il principe Alessandro dei Paesi Bassi, figlio secondogenito del re Guglielmo II dei Paesi Bassi, come possibile marito per la principessa Vittoria. Tuttavia, nonostante l'iniziale riluttanza di Guglielmo IV, le ragioni politiche e dinastiche alla fine prevalsero.
Leopoldo I, attraverso la sua influenza e astuzia diplomatica, contribuì quindi a creare le circostanze favorevoli per il matrimonio tra Alberto e Vittoria, che si rivelano poi in un'alleanza duratura e influente. La coppia si sposa nel 1840 e il loro matrimonio ebbe un impatto molto importante nella storia europea del XIX secolo. C'è da dire che le parole di Vittoria a suo zio Leopoldo riflettono il suo entusiasmo e la sua approvazione nei confronti di Alberto. Infatti, questo scambio di corrispondenza testimonia la crescente stima e affinità che c'era tra i due giovani, nonostante il fidanzamento ufficiale non fosse ancora stato formalizzato. La decisione di Vittoria di scrivere a Leopoldo per esprimere gratitudine e gioia indicava il suo apprezzamento per il ruolo di Leopoldo nel facilitare il contatto tra i due cugini e quindi nel contribuire a creare un ambiente favorevole per la loro unione. Il fatto che le famiglie mantennero un tacito accordo, pur senza l'ufficializzazione del fidanzamento, indica che il processo di approvazione e accettazione della coppia, diciamo che era già ben avviato. Questo tipo di accordo era comune in alcune corti europee del XIX secolo, dove praticamente le unioni matrimoniali tra le case reali erano spesso governate da considerazioni politiche e dinastiche piuttosto che sull'amore. Il fidanzamento, quindi ufficiale, tra Alberto e Vittoria fu poi annunciato nel novembre 1839, quando Alberto fece la sua seconda visita nel Regno Unito. L'ufficializzazione del fidanzamento porta poi al matrimonio tra i due il 10 febbraio 1840, stabilendo una delle unioni più influenti della storia europea. Il matrimonio di Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha con la regina Vittoria del Regno Unito è uno degli eventi più significativi nella storia europea del XIX secolo e non solo. Infatti il matrimonio, come abbiamo visto, ebbe luogo il 10 febbraio del 1840 e la cerimonia si svolge nella Cappella Reale del Palazzo di St. James a Londra. Il primo ministro dell'epoca, William Lambourne, secondo visconte di Melbourne, diciamo era coinvolto nella decisione di non conferire a Alberto il titolo di re consorte. Non peraltro la questione riguardante il ruolo di Alberto nella vita politica e la sua posizione ufficiale genera dibattiti e polemiche ancora oggi. Fin dall'inizio si pose la questione del ruolo ufficiale di Alberto come consorte della regina Vittoria. La sua influenza sui processi decisionali e la sua partecipazione agli affari di Stato era fonte di preoccupazione da parte dei nobili inglesi. Mentre Alberto desiderava il titolo di re consorte, quindi di non stare proprio in seconda posizione, questa richiesta suscita molte resistenze. Uno dei primi proprio fu il visconte di Melbourne che consigliò a Vittoria di evitare di conferire a Alberto il titolo di re consorte, quindi cercando di evitare possibili controversie e tensioni. La resistenza nei confronti di Alberto aveva radici anche in sentimenti antitedeschi, presenti in parte dell'opinione pubblica e britannica, sentimenti antitedeschi che poi sfoceranno ancora più pesantemente all'inizio del Novecento, specialmente con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e poi anche con la Seconda Guerra Mondiale. Alberto, infatti, come principe tedesco, era visto come un sospetto da alcuni sostori e c'era infatti una certa avversione nei confronti dell'idea di assegnargli un ruolo politico e formale. Il Parlamento si rifiuta di concedere a Alberto quindi il titolo di re consorte e ciò rifletteva sia le preoccupazioni legate al nazionalismo che la volontà di mantenere il controllo sulla sfera politica. Inoltre Alberto non ebbe un posto formale nel sistema nobiliario britannico. L'esclusione quindi di Alberto dai ruoli politici formali suscita sentimenti di frustrazione da parte sua, ma nel tempo egli sviluppa anche un ruolo influente attraverso la sua collaborazione con la regina Vittoria, in base alle questioni di governo, nelle attività benefiche, nelle iniziative soprattutto culturali. Pur non avendo un ruolo ufficiale e politico, la sua influenza fu considerevole e il suo impegno in vari campi contribuì alla sua positiva reputazione nel Regno Unito. Il ruolo di principe consorte.
Come abbiamo visto, il ruolo di principe consorte, come lo interpretò Alberto di Sassonia a Coburgo Gotha, fu in molti modi senza precedenti, poiché non esisteva una chiara cornice istituzionale o tradizionale per il coniuge maschile di un sovrano regnante nel Regno Unito dell'epoca. Alberto, in quanto primo principe consorte della regina Vittoria, contribuì a definire il ruolo attraverso le sue azioni e il suo impegno. Sebbene il titolo di re consorte gli fu stato negato, assunse un ruolo significativo accanto a quello della regina Vittoria. Egli infatti fu coinvolto nelle decisioni di governo, divenendo un consigliere e confidente molto prezioso per la regina. Collabora poi con lei in molti aspetti dell'amministrazione del paese. Il principe poi partecipa attivamente alle discussioni politiche e alle questioni di governo, fornendo consigli e influenzando le decisioni, coinvolto in questioni come la riforma dell'esercito, le relazioni estere, la promozione dell'istruzione scientifica e tecnica. Principe Alberto quindi dedica poi molto tempo ed energia a una serie di attività benefiche e culturali che gli erano molto a cuore. Fu coinvolto nella promozione dell'arte e dell'artigianato attraverso il suo sostegno alle esposizioni industriali e alle arti. Contribuì infatti poi a fondare una delle cose più importanti che fece, il Victoria and Albert Museum di Londra, che porta infatti il suo nome e quello della regina. Alberto sostenne attivamente l'istruzione, promuovendo la creazione di istituzioni educative e sostenendo la diffusione della conoscenza scientifica e tecnologica. Questo impegno contribuì a stabilire il suo legame con le correnti intellettuali del tempo. Il ruolo di principe consorte di Alberto fu multifunzionale e comprendeva una combinazione di attività politiche, culturali, benefiche e familiari. Sebbene, diciamo, non avesse un ruolo politico ufficiale nel senso formale della parola, la sua influenza e le sue attività lasciarono un'impronta duratura nella storia del Regno Unito e dell'Europa del XIX secolo. Riformatore e anche innovatore. Alberto fu noto come un riformatore e innovatore in vari ambiti durante il suo tempo come principe consorte del Regno Unito. Le sue azioni e i suoi interessi abbracciano diversi settori, contribuendo a portare cambiamenti significativi. Infatti il re si distinse per il suo impegno nella promozione e soprattutto dell'istruzione, sostiene la creazione di istituzioni educative, promuove la diffusione della conoscenza scientifica e tecnologica. E, tra l'altro, fu coinvolto anche nella fondazione di scuole e college. Quindi contribuisce a creare un'atmosfera che favorisce l'accesso all'istruzione per un numero sempre più ampio di persone, non solo più quelle agiate. Inoltre fu coinvolto nell'organizzazione di esposizioni industriali, in particolare nel Great Exhibition del 1851 che si tenne al Crystal Palace di Londra. Questa esposizione ebbe l'obiettivo di mostrare i progressi industriali e tecnologici dell'epoca e promuovere l'arte e l'artigianato. La Great Exhibition ebbe un impatto duraturo sulla cultura e nell'industria. Come abbiamo visto prima, fu anche uno dei principali sostenitori della creazione del Victoria and Albert Museum di Londra. Il museo fu inaugurato nel 1852, è dedicato alle arti decorative e al design e rappresenta un importante centro culturale tutt'oggi. Anche nella sfera familiare Alberto introduce innovazioni e partecipa attivamente all'educazione dei suoi figli, cercando di dare a loro valori di responsabilità e impegno sociale. Per quanto concerne la famiglia e la vita pubblica, tra 1852 e 1859 Alberto di Sassonia Coburgo Gotha continua a giocare un ruolo significativo nella vita pubblica e familiare, nonostante comunque la sua salute diventa sempre più cagionevole e incomincia a deteriorarsi. Alberto si impegna attivamente in varie attività benefiche e filantropiche. Infatti fu coinvolto in cause umanitarie e sociali, cercando di migliorare le condizioni di vita delle classi meno fortunate. La sua attenzione si estese poi a settori come la sanità pubblica e il benessere sociale. Vediamo gli ultimi anni. Gli ultimi anni di matrimonio tra Vittoria e Alberto furono segnati proprio dalla perdita del suo amatissimo consorte.
La regina Vittoria rimase in lutto per il resto della sua vita e questo evento ebbe un impatto significativo sulla sua persona e sul suo regno. La morte di Alberto colpì profondamente la regina Vittoria. Rimase in lutto per molti anni e si ritirò in gran parte dalla vita pubblica. Il suo abito nero, famoso, e la sua iconica immagine di vedova divennero simboli del lungo periodo di lutto. Il lutto di Vittoria la porta a un certo isolamento sociale. Ritirandosi dalla vita pubblica, dedicò gran parte del suo tempo alle attività di famiglia e alla gestione delle tenute reali. Ma andiamo meglio nello specifico. Nel 1857 la salute di Alberto peggiora notevolmente. Fu colpito infatti da una febbre tifoide e la sua condizione si aggrava rapidamente. Nonostante ciò, cercò di continuare a svolgere i suoi doveri ufficiali, ma le sue forze erano sempre più deboli. Il 14 dicembre 1861, Alberto di Sassonio-Coburgo-Gotha muore a soli 42 anni, a seguito di complicazioni legate alla febbre tifoidea. La sua morte rappresenta un grande dolore e perdita per la regina Vittoria, che rimane in lutto per il resto della sua vita. Nonostante questo, una morte abbastanza precoce, l'eredità di Alberto continuerà ancora per molti anni e si manifesta soprattutto nelle istituzioni e nelle iniziative che ha promosso, lasciando un'impronta indelebile e duratura nella storia britannica e europea del XIX secolo. Bene, se questo video ti è piaciuto, lascia un like, un commento, alla prossima, ciao!